fanno direttamente, sorridono beffardi quando ti avvicinano. Fortunatamente il film di un re inglese balbuziente che dopo le opportune cure ne è guarito ha addolcito l'atteggiamento nei suoi confronti. Marara, il nostro ragno, è sempre solo. Povero ragno, poverino, senza compagni di gioco. Quante volte si è avvicinato umile per poter giocare in gruppo e quante volte si è sentito rifiutato. Tartagli. E non si capisce quando parli. E quando ti si capisce, il gioco è finito. L'MLM triste triste non gli resta che filare la ragnatela. Dopo aver studiato le coordinate geometriche ed aver letto un manuale sul volo a vela, inizia con grande perizia il ricamo. Le sue ragnatele sono le più belle del bosco. Brillano di perfezione investite dai raggi di sole, si tendono elastiche travolte dal vento e non temono gli scrosci dei temporali, anzi, impreziosite dalle gocce di pioggia, diventano raffinate collane. Rara meriterebbe una laurea ad honorem in ingegneria e grafica. Comunque, terminata la ragnatela, si posiziona in un angolo e inizia la scrupolosa toeletta. Molto faticoso salire e scendere lungo le verticali. Le orizzontali le scavalli con sufficiente tranquillità, ma le diagonali, che fatica assicurarti per evitare le cadute e continuare a tessere la ragnatela, alla fine sei stanco morto. Finita l'orditura, bisogna solo aspettare che qualcuno cada in trappola. Finalmente una coccinella rosso e nera si impiglia e inizia ad agitarsi tentando di divincolarsi. Rara, incuriosito, parte dal suo vertice e s'avvicina lentamente. La coccinella rosso e nera, preoccupatissima, vedendo arrivare il mostro dalle 8 zampe. Ma quando Rara è a un tiro di voce, lo sente pronunciare. Ciao, sono Rara, sono un balbuziente. Non c'è nessuno che vuole giocare con me. Tu vuoi? La coccinella nella sua splendida livrea rossa puntinata di nero. Ma certo, liberami e giochiamo. Rara, un radioso sorriso dipinto sul volto, propone di giocare a ruba bandiera. Ma non si può giocare in due, bisogna almeno essere in tre, poi tre giocatori che non rubino, che non trassino, anche se il gioco si chiama ruba bandiera. La coccinella ride sonoramente. Giocatori che non rubino come qualche consigliere regionale? Ho detto qualche. Consigliere che con uno pla passa da uno schieramento all'altro o si inventa partito o partitino? E in un goffo frullo d'ali la coccinella s'allontana, strizzando l'occhio. Ma una vocina pigolante chiede aiuto. È una leggiadra farfallina, prigioniera della ragnatela. Rara la raggiunge, la libera e le racconta la sua solitudine. Ma pronti? Giochiamo a alto e basso. Ovviamente con due zompi la farfallina vince sempre, come quelli che accettano le regole del gioco ma le eludono puntualmente e poi guardano lo sconfitto con occhi dispiaciuti. Falsi e ipocriti, brutta razza. Beh, io vado. E leggiadra la farfallina tutta impettita si imbona nel cielo. Accidenti, boia Faust, giù da merda! Un bombo tenta di liberarsi dalla ragnatela agitandosi e smadonnando.
Il bombo, insetto impollinatore, può spostare carichi pari al proprio peso e volare oltre 9.000 metri di altezza, ma ora è goffo e prigioniero. Il bombo, quando non vola, si muove lento come un bradipo. Rara lo avvicina e pazientemente lo libera. Racconta anche a lui della sua solitudine e decidono di giocare a... L'orologio di Milano fa tic-tac. Rara, che conosce bene la solitudine e s'arrabatta da tempo nelle sconfitte, ora si chiede quanto siano veritieri i lenti movimenti del bombo. E puntualmente Rara lo batte. Gli ricordano gli atteggiamenti di chi caldeggia la partecipazione alle votazioni e poi, il giorno dell'appuntamento con le urne, va al mare. Indolente e incoerente, il bombo tozzo e con le alette quasi posticce confuta la tesi secondo la quale lui vola sovvertendo le leggi della fisica. Vola perché non sa di non poter volare. Ma non è così. La fisica non è un'opinione. Vola perché il convulso ma motivato movimento delle sue alette gli consente di sollevarsi da terra, emigrare nel cielo e, greve pesante, il bombo se ne va. Ma Rara è ancora solo, ancora triste, ancora sconsolato, quando vede la sua ragnatela oscillare ritmicamente. Un ragnetto come lui. Ciao, sono Gnognò. Sono nuovo di ste parti, non conosco nessuno perché parlo troppo velocemente e non si capisce niente. Non trovo mai nessuno con cui giocare. Tu ci vuoi provare ma non ci contare. Certo che sì, che bello. Giochiamo a tiro alla fune? E i nostri due, Rara e Gnognò, ai due capi della fune, a soffiare e penare per vincere la gara. Ma come per magia la fune diventa il termometro, il tramite che bilancia il tartagliare e il galoppare dei nostri. E da allora il loro occhio diventa bello e reboante, come quello di Gasman. Io non voglio che tu sia lo zimbello del mondo, ti lascio il sole che mio padre lasciò a me. Fanne scialo, è questo che ti lascio. Così finisce la nostra storiella, con due ragni riconciliati con la vita e pronti a riprendersela. La morale va da sé: mai abbattersi, mai negarsi alla conoscenza e alla condivisione, sostenersi, aiutarsi, divertirsi, al bando razzismo e pregiudizi. E Rara e Gnognò, finalmente Ragnò, si avviarono verso il bar di Corso Lancieri da Chantal per suggellare la nuova e bella amicizia con un brindisi, calandosi un bel bicchiere di vino rosso. Kim Lang!